festeggiarla con Pino Scaccia, che ci racconta come sarà il Capodanno dei militari italiani impegnati laggiù. Sì, dice Antonio, anche questo è un segnale dell'emergenza, i collegamenti è molto difficili, questo è un giorno assolutamente normale, operativo, anche oggi le truppe italiane, vi parliamo da Campo Invicta, la base del contingente Ital Force 16, sono uscite naturalmente come ogni giorno, la situazione resta molto rischiosa, abbiamo Correa che è il portavoce di Ital Force 16, appunto questo è un po' il bilancio di un anno ma anche della vostra missione che sta per concludersi di Ital Force 16, cosa vi portate dall'Afghanistan? Sì, io non mi sento assolutamente, non voglio tracciare diciamo, un bilancio esclusivamente incentrato su quelle che sono le migliaia di pattuglie che abbiamo effettuato nell'area di responsabilità o le 300 passa opere svolte a sostegno della popolazione, opere che peraltro ci hanno permesso di alleviarne le sofferenze e anche accrescere la fiducia del popolo afghano nei nostri confronti. Quella che io credo essere la vera eredità per noi di questo 2007 è sicuramente un'esperienza umana di altissimo profilo oltre che professionale. Questo perché i nostri militari sono stati a fianco del popolo afghano per più di 5 mesi e hanno percorso il suo cammino lungo e difficile verso la pace e la stabilizzazione. Ecco, naturalmente è un lavoro che deve continuare. Questa sera soltanto una brevissima parentesi dedicata alla ricorrenza, uno in brindisi qui in caserma. Linea allo studio.